In questo periodo un po' di crisi, diciamo, della cultura, della nostra società, qual è il messaggio che lei vuole dare con l'arte? Io ho sempre trovato l'arte in mezzo a qualche crisi. Quindi non sono per me novità queste, ma è proprio da queste crisi che l'arte prende, diciamo, l'avvio per nuove proposizioni. L'arte deve risolvere delle cose, l'arte deve portare trasformazione. Sono qui al Maxxi in via Guido Reni. Michelangelo Pistoletto, Da uno a molti, 1956-1974, sono le due mostre che il Maxxi, appunto, in coproduzione con il Philadelphia Museum of Art, dedica al grande maestro italiano, dal 4 marzo al 15 agosto 2011. La politica sembra che determini tutto. Ma è sempre la creatività, la cultura che fondano le basi, il terreno su cui la politica può crescere. Senza una cultura di fondo non c'è politica. Gli specchi rappresentano tutto, non escludono nulla. Nello specchio c'è quello che noi abbiamo qui in questo momento e c'è anche quello che non abbiamo qui in questo momento, perché altrove ci sono altri specchi che specchiano altri spazi, altri luoghi, altre persone. Quindi è una rappresentazione universale, ma nello stesso tempo è la rappresentazione più intima, più vicina, più individuale. Secondo me c'è una relazione tra il concetto dei quadri specchianti e internet, per esempio, dove ogni persona è elemento singolo, ma diventa multiplo in quanto tutti si affacciano allo specchio di internet. Gli stracci sono veramente la fine di un percorso delle mode, sono le ere, sono le storie, attraverso la Venere, che è un'idea di bellezza senza fine, che recuperano gioia, recuperano colore, recuperano forma. I lavori sono più di 100 e provengono sia da collezioni pubbliche che private, sia italiane che americane. Io penso, di nuovo penso, che se avvengono certe cose come stanno avvenendo in questo momento nei paesi del Nord Africa, avvengono non tanto per decisioni organizzate, ma per incontri che sono aperti appunto dalla telecomunicazione, dalla telecomunicazione, ma soprattutto secondo me da internet. E dai telefonini. Noi oggi abbiamo la possibilità di vedere quello che sta succedendo attraverso iniziative proprio singole di persone che hanno lo strumento per comunicare. Sarà sempre più difficile oscurare veramente il pensiero e la comunicazione.